Questa mattina sono stati presentati i dati della nuova indagine FAPAV-Ipsos. Ecco, quali sono le principali evidenze? Che sta aumentando in misura significativa il numero di atti di pirateria. Rispetto alla precedente indagine sono 30 milioni di atti in più, nonostante la percentuale di coloro che effettuano questi atti sia sostanzialmente stabile, un 42%. Sul fronte degli adolescenti 10-14 anni il dato è più incoraggiante perché lì registriamo un calo sia in percentuale di ragazzi che adottano comportamenti illeciti sia di atti complessivi. Aumenta la percentuale di coloro che sono consapevoli del fatto che stiamo parlando di un reato, oltre l'80% della popolazione adulta e oltre tre quarti della popolazione degli adolescenti, però continua a persistere l'idea che sia un reato che difficilmente può essere scoperto e difficilmente può essere sanzionato. Abbiamo voluto approfondire anche la conoscenza di quello che è l'impatto sul lavoro e anche qui sì, è vero che una parte non piccola è consapevole del fatto che l'atto di pirateria in qualche modo può avere un riflesso anche in termini occupazionali, però si tende ad avere, come dire, un atteggiamento di relativizzazione di questo problema. Quindi in definitiva quello che la ricerca ha evidenziato ancora una volta è che bisogna lavorare su due direzioni, una è quella più culturale di formazione e di educazione e così via, e l'altra la deterrenza. Da questo punto di vista ovviamente i provvedimenti legislativi in cantiere sono sicuramente auspicabili e potrebbero dare una svolta rispetto al contenimento di questo aspetto, però attenzione perché con la ricerca abbiamo evidenziato anche che il fatto di bloccare o oscurare i siti induce la metà dei pirati a rivolgersi all'alternativa legale e quindi è molto importante che ci sia un'alternativa legale, evidentemente a prezzi accessibili, perché appunto tra coloro che hanno avuto il sito oscurato la metà rinuncia ma l'altra metà in qualche modo persegue la possibilità attraverso l'alternativa legale di poter accedere alla serie televisiva, all'evento sportivo o a quello a cui è interessato.